Ti confermi su buoni livelli, sia nel centrocampo a 3 sia nel centrocampo a 2, soprattutto per la solidità che ora la squadra ha. Stai facendo quello che ti ha chiesto Cascione, cioè diciamo lo schema davanti la difesa, però serve anche costruire qualcosa in più. Sì, sicuramente la compattezza è una delle cose che ci ha chiesto fin dall'inizio il mister, e sicuramente in queste tre partite abbiamo ritrovata. Infatti abbiamo preso solo un gol a Cesena su un calcio di punizione. Sicuramente dobbiamo cercare di più la verticalizzazione, però oggi non era facile perché comunque abbiamo affrontato una squadra che sapevamo che si difendeva sempre sotto la linea della palla con una difesa 5, quindi sapevamo la partita che dovevamo venire a fare. Secondo me l'abbiamo fatta anche in un buon modo, ci è mancato solo il gol. Ti chiedo, contro squadre che si difendono così, perché se Pescara dovesse, come sembra a questo punto, non chiudere tra le prime 5 nella fase eliminazione del girone dei playoff, deve andarla a vincere fuori casa una partita, ecco, squadre chiuse così, quale deve essere la soluzione? Ma sicuramente abbiamo davanti giocatori forti che saltano l'uomo, che hanno dimostrato da inizio campionato che ci possono aiutare, ci stanno aiutando con gol e giocate importanti, quindi dobbiamo cercare di velocizzare un po' il gioco, sapendo che andiamo a affrontare appunto difese molto compatte che ci aspettano dietro, e puntare la vittoria. Ti chiedo un'ultima cosa prima della domanda da studio, Nicolò: con la gestione Zeman-Bucaro, diciamo che la squadra subiva tanto e anche tu nella tua posizione facevi un po' di difficoltà perché ti arrivavano un po' da tutte le parti in pressione. Ora con la squadra più compatta, Niccolò Squizzato sta facendo bene quel ruolo di schermo davanti alla difesa, senti questa differenza? Sì, sicuramente non è solo colpa assolutamente del mister, ma era un suo modo di giocare, ovvero andare molto in avanti senza badare tanto alle preventive e alla fase difensiva. Ovviamente adesso col mister che è arrivato da queste tre partite e ci ha chiesto molta più compattezza e molta più fase difensiva, sicuramente mi ha aiutato. Ti do l'auricolare per una domanda da studio di Massimo Profeta o Alessandro Alberti. Squizzato vi ascolta. Sì, ciao Nicolò, la domanda di Alessandro Alberti. Buonasera. No, ciao Squizzato. Beh, innanzitutto per me sei un buon giocatore, anche se molto spesso ti hanno criticato. Credo che tante critiche tu le abbia ricevute principalmente per l'assetto di gioco che questa squadra aveva nella precedente gestione. Sono d'accordo con te quando sostieni che, diciamo, che con un atteggiamento un po' più guardingo riesci ad esprimerti meglio, anche se mi permetto di darti un piccolo consiglio: ma se velocizzassi qualche volta di più la manovra, io credo che sei un giocatore che qualitativamente puoi salire sicuramente di categoria. Sì, grazie per il consiglio, sono d'accordo, dobbiamo tutti velocizzare un po' il gioco, l'ho detto prima, non è facile perché giocando con delle squadre che ci si difendono così, trovare gli spazi senza rischiare poi le ripartenze è difficile, però sicuramente è una cosa su cui io e la squadra dobbiamo migliorare.